suocera per due donne, mamma Yolanda al centro delle dinamiche della famiglia Carrisi, una donna d'altri tempi che prima ha accolto in casa sua la figlia di due divi hollywoodiani, poi una pimpante ragazza pugliese. Alla migliore donna e madre del mondo, con amore e con sapore. Con sapore Albano. Ma quando un figlio scrive una cosa così a una mamma, come ci si sente? Sono orgogliosa, non del figlio che mi dice così. Più per questo che per il successo mondiale che ha avuto, sì, vero? Sì. Mi hai fatto innamorare, mi hai fatto innamorare. Parlando di donne e di Albano, si pensa sempre a Romina Power e a Loredana Lecciso, ma il suo primo pensiero ogni giorno va ad un'unica donna, la sua mamma, che con lui ha condiviso le gioie e i dolori di un matrimonio da favola, della tragedia della scomparsa di Lenia, della lunga convivenza con Loredana, del loro addio e del riavvicinamento con Romina. Romina ha rimasto sempre quell'amore per me, sia io che lei, da ambo le parti, no? Quindi voi in questi anni comunque per voi non era cambiato niente? No. Quindi l'ha chiamata, vi sentivate? Per Romina, nonna Yolanda è stata molto di più di una suocera. L'ha abbracciata e accolta come solo una mamma può fare, ma solo dopo il matrimonio. Quando Albano conobbe Romina nel 1967, infatti, lei non era contenta, temeva gli americani e il loro divorzio facile, così racconta Albano in una recente intervista sul quotidiano Il Giornale. La nonna mi ha detto: Romina va pazza per me. Confermiamo o smentiamo? Vieni, nonna Yolanda, come? È diventata famosa Yolanda, mai come in questo periodo, eh? No. Questa è un'immagine bellissima, vedervi così. Sì. Non è soltanto un'immagine, è un affetto vero, no? Perché lei ti ha fatto un po' da mamma quando sei arrivata a Celleno. Sì, è tanti anni anche. Molto diverso invece il suo rapporto con Loredana. Non è mai stato un mistero che la mamma di Albano, legatissima ai nipotini Jasmine e Albano Junior, non apprezzasse particolarmente l'ex compagna del figlio. Albano stesso dice: Loredana è una donna molto intelligente, nei confronti di mia madre è stata sempre una signora, benché non godesse del suo favore. Ora che entrambe sono diventate ex, resta la forza e l'amore di questa mamma 95enne, per la quale conta solamente la felicità di suo figlio Albano.